Cari amici, siamo ormai prossimi al giorno dell'apertura della caccia e per coronare il lavoro di cane e cacciatore e, perché no, anche per realizzare un abbattimento sicuro, etico, sul selvatico, siamo qui per valutare come potremo fare tra amici in armeria tre tipi di cartucce di un'eccellenza italiana ed internazionale. Parliamo di tre cartucce in calibro 12 della Baschieria e Pellagri. Il primo giorno, chi non vorrà dedicarsi alla caccia alle quaglie, quindi alla piccola migratoria, è un grande classico dedicarsi alla caccia alla stanziale. Le tre cartucce che abbiamo qui sono caratterizzate da un particolare borraggio, il borraggio in feltro, che rende la rosata ben distribuita già nelle medie distanze. I nomi delle cartucce nello specifico non hanno certo bisogno di presentazione, parliamo infatti della MB Tricolor, un grande classico della produzione Baschieri, della MB Super Gigante e della serie Mythos dedicata alla stanziale. Sono tre cartucce dalla grammatura standard da 36 grammi, in piombo, due in piombo 6 e una in piombo 7. L'MB Super Gigante in piombo 7 è ideale come prima canna, dicevamo appunto, per la caccia a fagiani o starne, mentre già in piombo 6 potrebbe essere una soluzione anche nella caccia alla lepre. La MB Tricolor con bossolo in plastica ad orlatura tonda, la MB Serie Mythos con bossolo in cartone e la Super Gigante sempre con bossolo in plastica ad orlatura tonda ma con una particolare nichelatura dei pallini che conferisce appunto alla cartuccia un alto potere di penetrazione, perché i pallini mantengono comunque sia anche sulla media e lunga distanza una durezza e una sfericità maggiore rispetto ai normali pallini in piombo. Il particolare disegno sul bossolo di Nettuno, Poseidon, simbolo di Bologna, che è appunto la città che ospita dal 1885 la casa Baschieri e Pellagri. Quindi, media grammatura 36 grammi, piombo 6 e 7, per prime e seconde canne, borraggio in feltro, trattamento nichelato dei pallini, in tre cartucce, in tre soluzioni diverse, abbiamo un unico risultato, cioè la certezza di poter coronare gli incontri con i selvatici che l'apertura vorrà regalarci.